Empoli supera 2-1 la Regina al Castellani e finalmente passa al suo primo turno di Coppa Italia, di fatto è il secondo turno della competizione. Empoli avanti con Mancuso, però la pareggia Corazza, serve un corner, una palla inattiva che Antonelli devia di testa per il gol del definitivo 2-1, un gol che arriva tra l'altro con l'Empoli in superiorità numerica per l'espulsione di un calciatore della Regina. Settimana prossima ancora Coppa Italia e al Castellani arriverà una squadra di pari categoria come l'ambizioso Pescara. Andiamo per pianetaempoli.it ad ascoltare le voci dei protagonisti. Mister, si parte con il risultato perché oggi contava, poi noi non speravamo il primo turno di Coppa Italia da due stagioni, quindi è una notizia anche questa per noi. Le notizie buone però non finiscono qua, perché la squadra fraseggia bene, la squadra dialoga, la squadra è intesa, grinta, voglia, insomma c'è coesione, è un gruppo che sta crescendo, però ripeto, portiamo a casa anche il 2-1. Sì, soprattutto questo perché, l'ho detto ai ragazzi, era la prima partita vera dove contavano i punti, anche se poi insomma era il passaggio del turno, gara in cui hai tutto da perdere perché ovviamente la Regina arriva ad Empoli e insomma qualsiasi risultato è giustificato, invece l'Empoli è costretta a vincere, ma questo sarà purtroppo il nostro campionato, purtroppo dico perché dovremmo essere bravi a caricarci sulle spalle delle responsabilità, anche se a volte è giusto che invece noi giochiamo con grande tranquillità, quella che cerco di trasmettere ai ragazzi, perché ripeto, l'atteggiamento e la mentalità deve essere quello di una squadra umile, gregaria, che poi attraverso le qualità nel tempo magari diventerà forte. Oggi siamo un gruppo in crescita che fa molte cose buone, come piacciono a me, molte cose ancora da perfezionare, però è normale, siamo alla prima partita vera di questa stagione. Questo tipo di avversario è un avversario difficile perché hanno già una partita in più, che non è poco nelle gambe, ripeto, non hanno nulla da perdere e poi insomma, quindi sono partite molto delicate, quindi mi prendo ben volentieri il passaggio del turno, ci dà la possibilità di sfidare una squadra della nostra categoria, di giocare un'altra partita vera prima dell'inizio del campionato, che per noi è fondamentale, e di poter lavorare sulle cose da migliorare, che sono tante, anche quelle di cui hai parlato tu. Cioè, il fraseggio è stato sicuramente una parte importante del primo tempo, ma anche del secondo. Però dobbiamo continuare a migliorarlo, perché nel momento in cui abbiamo rallentato il ritmo, abbiamo provato a gestire, se poi lo fai senza muoverti, senza dare intensità anche a un giro palla, così paradossalmente abbiamo avuto più difficoltà rispetto a quando invece eravamo 11 contro 11 in parità come risultato. Ha parlato mister proprio di partita vera, è stata la sensazione che ho avuto io ad un certo punto della partita nel primo tempo. Miglior avversario secondo me non poteva capitare per testarci in vista del campionato. La Regina praticamente è entrata in campo con una garra incredibile, è anche andata a commettere dei falli in un certo modo oltre misura, testando anche il filo dei nervi, no, della squadra azzurra per quello che lo dovrà attendere poi in campionato. Sì, quello che ho detto ai ragazzi, quello che dico quotidianamente, è che ovviamente si gioca a rimbalzo, no? Quindi tutti si nascondono e danno l'Empoli come favorita, perché l'Empoli è una società che negli anni ha sempre lavorato bene, la storia recente vede un Empoli fare grandi cose, quindi sembra tutto scontato perché è stato fatto un buon mercato e per tutto il resto, ma non è così, non sarà così, quindi dobbiamo essere bravi a saper vivere, ripeto, con queste responsabilità, sapendo che noi siamo una squadra come tutte le altre 19 che fanno parte di questo campionato, che può vincere o può perdere con tutti, e quindi se non entra in campo con la giusta mentalità, ripeto, quella di una squadra gregaria, umile, che quando mette in campo queste cose poi riesce a far emergere le proprie qualità. L'avversario è stato avversario vero, verissimo, avete visto tanti ammoniti, purtroppo la Ribi l'avete visto che l'ho sostituito a fine primo tempo, ma ha zoppicato praticamente per 20 minuti, siamo stati costretti a toglierlo. È stata una partita vera, come è giusto che sia, quindi troveremo squadre che magari verranno ad esasperare l'aspetto agonistico e noi dovremo essere pronti, perché non si può giocare solo di fioretto, specie in un campionato tosto come quello di B.
tra le cose che sono piaciute c'è stata anche la tenuta fisica. La squadra ha retto bene nonostante i carichi che tu gli hai messo addosso e nonostante una serata molto umida, molto afosa. Forse da rivedere qualcosina dietro, soprattutto quando non avevamo il pallone tra i piedi. Ma alla fine passa sempre come la difesa, no? La responsabile. Invece anche sul gol non siamo stati abili a chiudere l'avversario nella parte destra, dove invece dovevamo lasciarlo, e abbiamo lasciato una squadra che gioca con i quinti la possibilità di andare dalla parte opposta, di prenderci in ampiezza, e poi ovviamente lì fai fatica. Dobbiamo essere bravi invece a lasciare giocare sempre la tua palla, quindi sono state delle disattenzioni, delle letture sbagliate, poi c'è stata anche questa deviazione che ci ha spiazzato, però non è la difesa, parlo sempre di squadra, come siamo bravi ad arrivare a finalizzare. Abbiamo fatto tante azioni belle di qualità per merito dei difensori che riescono a palleggiare, a farci uscire, a saltare la prima linea avversaria di pressione, così parlo degli attaccanti di centrocampisti che devono essere bravi a schermare e a rendere facile la nostra fase difensiva. Che bravo Frattesi, è entrato veramente bene in campo, un ragazzo che ha talento, si vede. Sì, Frattesi è un giocatore di grande qualità, un giocatore come Dezzi, Bandinelli, Laribi, Stulas, Ricci, insomma il nostro centrocampo credo che sia un centrocampo fatto di tanti giocatori che hanno grandi qualità, non solo tecniche ma anche fisiche e soprattutto voglia. Abbiamo dei giovani importanti, perché Ricci, perché Frattesi hanno dalla loro anche l'età, la voglia di fare, devono stare tranquilli, non devono strafare, perché a volte poi magari ti fai prendere dalla voglia e dall'esuberanza, quindi dobbiamo essere bravi a controllarla questa esuberanza dei ragazzi, però è un giocatore che ci porterà sicuramente tanto e nel nostro centrocampo insomma ci darà tante, tante possibilità. Ti faccio l'ultima domanda, quella che ti faccio sempre. Siamo a 15 giorni dall'inizio del campionato, da 0 a 100 dove siamo rispetto al tuo Empoli, quello che hai in testa? Ma il mio Empoli a tratti dico che siamo all'80, a tratti dico che siamo al 50, poi ci sono magari degli sprazzi dove ci avviciniamo a quello che io avrei in mente, quindi siamo un cantiere aperto, come ho detto l'altra volta, ho cercato di dare soprattutto in queste uscite continuità ad un gruppo di giocatori per avere un'identità il più possibile immediata. È ovvio che ci vuole del tempo, poi la condizione fisica ad oggi è quella che è, però queste partite servono proprio per questo, per far mettere minutaggio a Moreo, alla Cumina che veniva da un percorso un po' così, a Frattesi che lo stesso è stato un po' fuori, mi dispiace per tanti altri ragazzi che stanno un attimo pagando da questo punto di vista, però dobbiamo essere bravi nel trovare una quadratura il più velocemente possibile. A quel punto là poi cambiare, mettere innesti freschi sarà sicuramente più facile e allora ci avvicineremo sicuramente a quello che spero di vedere, soprattutto con continuità, perché è inutile fare una partita bella e poi magari due o tre sottotono. Io spero che questa squadra riesca ad avere la peculiarità della continuità, che è quella che in un campionato lungo, difficile, estenuante con quello di B paga. In estrema sintesi possiamo dire, mister, che questa vittoria qui è importante, la sottolineatura di questa sfida è il fatto che l'Empoli a un certo punto non ha perso la testa ma ha cercato comunque di passare il turno attraverso il gioco. Sì, la nostra forza deve essere questa, il gioco e la compattezza, quindi essere squadra sempre, nei momenti di difficoltà, nei momenti invece in cui tutto gira bene, non perdere mai la bussola, perché è una squadra che vuole arrivare ad un obiettivo, che ha voglia di far qualcosa, deve avere sempre una stabilità, quindi non farci prendere da nervosismo, da isteria, mantenere la calma. Quando si è in vantaggio, quando si è in svantaggio, quando si è in superiorità numerica o in inferiorità, quindi questo mi è piaciuto. E credo che questa vittoria sia importante anche perché è stata molto sofferta e quindi ci dà ancora di più la riprova che ogni partita, anche con una squadra di Lega Pro e ancora di più con la Serie B, la puoi vincere o la puoi perdere. Dipende dal modo in cui entri in campo, dalle cose che fai, se le fai in maniera giusta o sbagliata e dall'atteggiamento, ti ripeto io, quella dell'umiltà. Per me l'umiltà significa voler vincere ogni contrasto, voler vincere ogni rimpallo, voler far gol a tutti i costi, voler non prendere gol, e quelle sono le motivazioni che poi ti fanno fare quel salto di qualità.